Il videogiocatore nel corso degli ultimi anni è cambiato molto. È cambiato molto perché ha un nuovo modo di giocare, di affrontare videogiochi. Oggi abbiamo stimato che i videogiocatori in Italia sono più di 25 milioni, su una popolazione superiore ai 14 anni di 50 milioni, quindi il 50% della popolazione italiana possiamo definire essere videogiocatrice. Insomma, sono dati forti. Beh, noi spesso usiamo dire che la console è passata dalla cameretta ed è andata in soggiorno, no? E quindi questo ha fatto sì che un nuovo pubblico si affacciasse, si giocasse insieme, si giocasse con la famiglia, si utilizzasse diverso tipo di videogioco. Insomma, è chiaro che il mercato da questo punto di vista ha avuto una bella evoluzione. Noi siamo ancora visti come la pecora nera dell'intrattenimento, perché c'è questo strano e difficile rapporto tra videogiocatore e qualche cosa di sbagliato, perdita di tempo, qualcosa che viene fatto e non si studia, qualcosa che rende il ragazzino chiuso in se stesso. Prima di tutto abbiamo visto che il videogiocatore non è solo il ragazzino. Seconda cosa, come tutti i media, i videogiocatori vanno presi, il videogioco va preso in maniera corretta, no? L'utilizzo del videogioco in maniera sensata è un qualche cosa di intelligente, fa bene, ok? Quindi questo è il nostro pensiero. Siamo l'ultimo paese in Europa dal punto di vista digitale. Due barriere secondo me grosse, la prima un pochettino meno, che è un po' comunque la reticenza della nostro mass market a affrontare il digitale, affrontare, no, la transazione digitale, sempre un pochettino. Detto questo, poi esiste una barriera strutturale importante. Se per scaricare un videogioco importante ci metto una settimana, è chiaro che me la vado a comprare, faccio prima, no? Beh, oggi sempre più, voglio dire, nascono società di sviluppo di videogiochi a livello italiano. Il digitale ha aperto le monde a queste aziende, a queste nuove aziende, e l'idea può davvero far sì che ci sia un prodotto di successo, e quindi può essere davvero una storia di successo all'interno del mondo degli indipendenti. Gli indipendenti in Italia stanno crescendo. L'associazione ha come primo focus le istituzioni per cercare di far sì che si cambia atteggiamento nei confronti del nostro mercato. Piano piano le cose stanno cambiando, non è semplice, c'è sempre un po' di barriera ad oggi, però il futuro purtroppo, anzi non purtroppo, meno male, è inevitabile. Il videogioco avrà il giusto riconoscimento, o adesso o fra qualche anno, ma comunque avrà il giusto riconoscimento.